allora mi è stato dato un quaderno che si accompagnerà a casa di 3 incontri, lo prendiamo e preghiamo insieme da Salmo che ci dice quanto siamo preziosi. Noi non possiamo vedere la bellezza che noi se nessuno ce la racconta. Chi è che ci racconta quanto valiamo, quanto siamo preziosi? È il Signore. E lasciamo, diamo la nostra voce per sentircelo dire ancora attraverso la preghiera del Salmo. Voci maschili e voci femminili. Signore, tu mi ascolti e mi conosci. Tu sai quando sento e quando mi alzo. Prenditi da lontano i miei pensieri. Mi ascolti quando cammino e quando riposo. Ci sono notte tutte le mie idee. E la mia parola non è ancora sulla lingua. E tu, Signore, già la conosciuta. Alle spalle mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza, troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Grazie a Dio.
che ha la prima. Quello che conta, ragazzi, non è la storia che abbiamo, ma neanche l'educazione che avete. Ognuno di voi ha la propria storia, bella o brutta. Quella che conta è che io sia una persona libera, padrona di me. Allora, adesso cercheremo di vedere come fare per arrivare a essere veramente delle persone libere, capaci di amare. Chi lo farà? Gira! Gira! Per fare questo io divido la persona in mente parte. Cercheremo di vedere come essere liberi dal proprio corpo. Una volta che avremo visto come essere liberi, vedremo cosa vuol dire amare. Incominciamo dal corpo. Perché mi soffermo sul corpo? Vedete, ragazzi, si accende la televisione, l'80% della gente non riguarda il corpo. Se io non sono capace di governare il mio corpo, tante volte questo stesso mi frega. Andremo a vedere il corpo, cercheremo di conoscerlo e cercheremo di vedere che cosa vuol dire essere il padrone del proprio corpo. Gira la barra. Ragazzi, è la prima volta che mi vedo. Ho già visto che in questa stanza qui ci sono dei ragazzi di 14-15 anni, magari c'è un ragazzo che ha un tappetino così, un altro della stessa età che è un signore. Posso avere una che qui è pianta, c'è niente, qualcun altro che è da seco, e quindi che dire, oddio, se non ho pianto per tutta la vita, chissà che cosa mi succede. Cosa vuol dire questo? Sono tre le regole dei cambiamenti del nostro corpo, che penso che riconosciamo tutti. La prima, dai 10 ai 30 anni tutti i corpi subiscono dei cambiamenti, questa la sapete. La seconda, nelle ragazze questi cambiamenti avvengono prima che non nei maschi. Non è che le ragazze valgono di più, la natura è zigola, ha stabilito questo. C'è una terza regola, che guarda che avevo prima, però guarda di tutti. Quali sono questi cambiamenti? Il primo cambiamento riguarda il peso. Io racconto sempre questa esperienza sul peso. Io sono statisticamente parlando preso per alto proprio di più le ragazze. Io sono stato preso di alcune scuole, ma molti anni fa ero vice preside di una grande scuola superiore a Milano. E io avevo ancora fatto più di me. Un giorno viene da me una ragazza, faceva la seconda o la terza superiore, e mi dice, io le devo dire una cosa. E questa ragazza mi dice, vede, io molte volte faccio delle cose che non vorrei fare, perché altrimenti gli altri non mi guardano. Io ho cercato di capire qual era il problema che aveva questa ragazza. Come mai non era sincera nei suoi comportamenti? Vi garantisco che era una ragazza, non era grassa neanche un po', ma io ho capito qual è il problema che voi avete con voi stessi. Io posso avere un sacco di ragazzi e ragazze con tanti talenti, ma se questi hanno un'immagine di sé negativa, questi non rendono. Viceversa, posso avere altri ragazzi e ragazze della vostra età che hanno una percezione di sé positiva, questi rendono molto di più. Che cos'è la percezione di sé? È il motore della vita. Se tu sei contento di te, fai un sacco di robe, per quanto se sei la persona più intelligente sulla faccia della terra, ma non sei contento di te, rendi molto meno. Ebbene, ragazzi, alla vostra età i cambiamenti fisici contribuiscono a indurre un'immagine di sé. Ecco perché è importante conoscerlo. Il secondo cambiamento riguarda l'altezza.
Io ho uno studio con delle scalini, sale le scale, compare di fronte alla porta del mio studio, io apro la porta e compare di fronte a me una ragazza bellissima, ma bella, 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 me la sarei mangiata, stupenda. Tutti voi la conoscete tutti, la grandissima, la conoscete tutti. Compare Rimpi di Dio se sono, ok? Sono trasparenti qua.
pisci le palle sulla mano.
La reazione che ci ha fatto andare, non vogliamo dire.
Ultimo consiglio, anzi per ultimo, forse più importante. Ragazzi, dimenticate tutto quello che vi ho detto, non è per fare niente. Purché che vi arrivo a questo ultimo consiglio. Ne valsa la pena che sia venuto da Milano fino a qua per questo ultimo consiglio, perché è quello che vedo. Ricominciate sempre. Vale di più. Un ragazzo e una ragazza che cadono 100 volte, che là che si alzano, che l'altro perfetto spaccato, che sbaglia quando ricomincia. Non importa quante volte sbagliare. E questo cadere di alzare si dice di venire. È l'ultimissimo consiglio che non è scritto. Ma sento che posso dirlo perché forse qualcuno qua è credente, spero che ci sia qualcuno che crede. Voglio chiudere con una roba su Gesù, la racconto. Mi ricordo un giorno con questa esperienza, un po' di anni fa, i vescovi dell'Umbria mi chiamano in Umbria, dottor Raceti, venga a parlare con me, io vado, faccio un incontro con le famiglie, poi a un certo punto ho avuto la forza dentro, e ho detto che eccellenza, devo dirvi una cosa, ho iniziato molto questo giorno, avevo sempre eccellenze, sapete che Dio, cioè immaginate Dio a sei mesi che lo ho riscattato, e anche voi ragazzi, e allora adesso vi dirò qualcosa, lasciate finire, non li già pensi, lo dirò anche voi, sapete che è per me Dio ragazzi, per me Dio lasciate finire la frase, però. È come un sufficiente vitale, spiego, io conosco dei soldi perché ti vieni. Quinta roba che ti amo.
Perché si fa così, vuole dire perché ci sei. Molte volte
non mi permetterei mai di dirti una cosa in cui non credo, in cui non sono convinto, non mi faccio tanto di me. Dato che c'è un mondo che mi frega dalla mattina alla sera, io sono profondamente convinto che se i ragazzi facciano incominciano ad allenarsi così, io sono convinto che tornerai l'anno prossimo e sono convinto che molti di voi cambierebbero da così a così. Gli allenamenti sono questi. Il primo, sto parlando dell'amore, questa cosa mi dice l'amore è come un arte, è come una cosa che si impara. Il primo allenamento che devi fare è questo: bisogna amare tutti, quello simpatico, quello che è antipatico, quello che mi piace e quello che non mi piace. Ma sai, quello che mi è antipatico, e allora ti impone di amare con intelligenza e volontà. Amare
musicali sì.